Il segreto del giallo, dei meccanismi che stanno dietro il giallo, che lo rendono poi così popolare, così diffuso, secondo me è molto semplice. È un meccanismo che consente di innestare delle emozioni all'interno di un lettore, le emozioni primordiali, e per esempio il mistero, la paura, la tensione, l'inquietudine, sono emozioni primordiali che abbiamo se l'umanità ha dentro da sempre. Diciamo giallo perché erano di colore giallo i primi gialli mondiali usciti, i libri gialli usciti nel 1929, quindi ci portiamo dietro questo termine giallo che è un po' universale, che in realtà corrisponde a tutta una serie di sottogeneri che appartengono nel mondo anglosassone, per esempio al filone del mystery e del crime, che sono sottogeneri che sono molto specializzati, no? Quindi poi si parla di thriller, si parla di legal thriller, si parla di tutta una serie di noir, di thriller psicologico, tutto, quindi una serie di sviluppi che riguardano il modo e le tecniche con cui tu affronti un caso criminale. Io con il giallo ho un rapporto che deriva veramente dall'infanzia, nel senso che ho avuto anche una certa fortuna, nel senso mio padre era un fortissimo lettore di giallo Mondadori, di Urania, di Segretissimo. Io da bambino leggevo continuamente questi libri che mi capitavano tra le mani, ero affascinato da tutti questi generi, non sapevo mai decidermi, perché un giorno dicevo no, io il giallo è il mio genere preferito, poi mi capitava un libro di fantascienza, un Urania, dicevo no, la fantascienza è il mio genere preferito, poi passavo a 007 e no, è la spy story. Ho vissuto così, poi ho avuto la fortuna con il tempo di diventare il direttore di tutte queste collane, però lo conosco intimamente fin da bambino, fin da ragazzo, perché io leggevo tantissimo e avevo la fortuna di poter attingere la biblioteca di mio padre, che riguardava tutti i generi letterari. Era un grande esperto di generi letterari e mi diceva sempre che l'importante è leggere di tutto, poi dopo non è detto che ci si debba concentrare su un genere, su un filone, perché il bello della lettura è la scoperta. Il giallo è sempre stato considerato un po', esatto, una letteratura di intrattenimento. Perché? Perché si diceva sono storie abbastanza spicciole dove si basa tutto sulla trama e non sulla qualità stilistica, non sulla cifra letteraria. Poi ovviamente il problema qual è stato? Che nel mondo anglosassone questa cosa non è avanzata. Il mondo anglosassone era improntato solo a un obiettivo, cioè divertire il pubblico e vendere libri. Questo era l'interesse. Da noi in Italia si cercava il nuovo Manzoni, il nuovo Dostoevsky, il nuovo grande scrittore. Tant'è che da noi è diffuso in maniera, è stato veramente in maniera molto importante, ma lo è ancora, il fatto che molti italiani scrivono sotto pseudonimo. Allora, tutto questo ha creato dei grossi problemi nel corso del tempo. Poi è arrivato un momento in cui tutto è cambiato, grazie a una persona, Andrea Camilleri. Nel momento in cui è arrivato Camilleri e ha cominciato a scrivere le storie di Montalbano con una qualità di storie, di personaggi e, a mio avviso, personalissimo, ma ci credo fino in fondo, anche con una cifra stilistica di un certo livello, allora le cose sono cambiate. E non per niente, da quel momento i giallisti italiani hanno cominciato a vendere tanto, tanto quanto gli internazionali. Se guardate le classifiche, chi c'è ai vertici delle classifiche dei libri più venduti in Italia sono tutti giallisti.